Grazie Presidente. Chi ha paura del referendum? Chi ha paura che i cittadini partecipino alle scelte? Voi avete paura. La triplice alleanza banca, partiti, giornali ha paura. Ha così tanta paura che la campagna per il referendum Britain Stronger in Europe, poi questa se la fa tradurre dal ministro degli affari esteri magari, è stata addirittura finanziata da Bank of America, Morgan Stanley e Goldman Sachs. E quando nonostante tutto l'arsenale che avete messo in campo fallite, perché siamo arrivati al punto che neanche ripetendo continuamente le vostre bugie in TV la gente vi crede e neanche voi stessi credete alle bugie che dice più il Presidente del Consiglio, tant'è che non l'ha applaudito durante il suo intervento, allora cosa si fa? Una cosa semplice, o si fa di tutto per scongiurare che si vada a votare, o si ignora l'esito del referendum. Esattamente come avete fatto per il finanziamento pubblico ai partiti, per l'acqua pubblica, per il nucleare e in ultimo in Grecia. Perché sapete benissimo che fate cose opposte a ciò che vogliono i cittadini, le cose per le quali gli italiani vi hanno votato. Voi pensate di essere al governo, ma in realtà siete l'opposizione, all'opposizione del popolo italiano. Date il via libera alle trivellazioni petrolifere facendo pagare ai petrolieri tasse ridicole con lo sblocca Italia, quando le persone vorrebbero la produzione di energia rinnovabile, sostenibile e diffusa. Create manodopera a basso costo e cancellate i diritti al lavoro con il Jobs Act, quando le persone dovrebbero fare un lavoro che li gratifichi, motivate perché lo hanno scelto e oneste perché lontane dal lavoro nero della clientela e della mafia, e vivere con dignità grazie a un reddito di cittadinanza garantito. Regalate 7 miliardi di euro alle banche calpestando le regole della democrazia e i giornali di cosa parlano? Del fatto che noi imponiamo il rispetto delle regole introducendo le penali che colpiscono i traditori parlamentari Voltagabbana e gli eletti Voltagabbana. È di questo che parlano i giornali, invece delle vostre porcate regolamentari. Salvate le banche e i risparmiatori e permettete che le perdite di banche fallite, fallite perché con i soldi dei cittadini fanno le peggiori porcate, tra cui finanziare deputato, voi, magari un altro termine sarebbe fanno opportuno. Le peggiori schifezze. La, ecco, già va meglio, già va meglio, grazie. Tra cui finanziare i partiti vengono ripianate dal risparmio dei cittadini e voi avete approvato in fretta e furia il bail-in per fare questo tipo di operazione. Banche nelle quali avete papà, fratelli, cognati, prima indagati e poi prosciolti, ma sempre e comunque coinvolti. Favorite l'evasione fiscale con la voluntary disclosure, queste parole inglesi che nascondono le truffe all'italiana. E alle multinazionali che evadono fate grossi sconti sulle tasse. Tutti ricordiamo il condono di più di 500 milioni di euro alle concessionarie di slot machine che voi avete votato, in cambio di chissà che cosa. Chiariamoci, non ci possiamo dire contrari ad uno Stato che alleggerisce la pressione del fisco sulle imprese, ma perché farlo sempre per chi produce degli utili e dei bilanci stratosferici come le multinazionali e le banche e mai verso le piccole e medie imprese che sono oggi il 98% del settore produttivo del nostro Paese? Anzi, non contenti, le fate perseguitare da Equitalia che gli ha chiesto in 15 anni 217 miliardi di euro di denari non dovuti e chissà quanti gli hanno pagati. Neanche nelle migliori previsioni dello sceriffo di Nottingham sarebbe potuto accadere una cosa del genere. Ma perché non si sente mai di Equitalia che va nelle sedi del PD, che non paga gli affitti a Roma e a Milano per oltre 400.000 euro? Voi avete fatto carte e bilanci falsi pur di ottenere rimborsi elettorali, eliminati dagli italiani tramite il referendum. Avete approvato la legge Boccadutri che vi ha permesso di intascare oltre 42 milioni di euro a tempo di record, un giorno netto di lavoro in aula, smentendo il cardine stesso della vostra azione di governo, la riforma costituzionale, una riforma che non avevate mai annunciato chiaramente prima delle elezioni, dimostrando che le leggi basta volerle sul serio per approvarle e ricordatelo anche ai vostri senatori in questi giorni che le leggi basta volerle sul serio per approvarle. E guarda caso la stessa riforma costituzionale cosa prevede? Più firme per proporre un referendum, più firme per proporre una legge d'iniziativa popolare, mandando un messaggio chiaro ai cittadini. Più volete partecipare, più strumenti si possono usare e più noi vi ricacciamo indietro, quasi a dire il vostro buonsenso qui non entrerà. State difendendo le vostre poltrone con le unghie e con i giornalai. Noi invece proponiamo il referendum abrogativo, consultivo e propositivo senza quorum. Come vedete, pensieri e scelte diametralmente opposte alle vostre. A proposito di leggi, tu in quest'aula il 25 febbraio 2014 dicesti che avresti creato un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Proprio io ti feci notare che il fondo esisteva già e che andava semplicemente rimpinguato.
Allora ti racconto cosa abbiamo fatto in questi due anni. Abbiamo versato in quel fondo più di 16 milioni di euro provenienti dai nostri stipendi e dato la possibilità a oltre 1000 persone di realizzare la propria impresa con un numero considerevole di posti di lavoro creati. La domanda è una curiosità: quanti soldi lei e i suoi ministri hanno messo in quel fondo? Zero, assoluto. Questa è la contrapposizione tra il mondo creato dalle vostre scelte e il mondo che creeremmo noi al governo con le nostre scelte, guidate dalla conoscenza e l'indirizzo del popolo sovrano. Questo messaggio non è tanto per lei, ma per quelle persone che avete drogato a tal punto attraverso l'informazione italiana, la meno libera d'Europa, che oggi pensano che noi siamo bravi all'opposizione, ma il governo è un'altra cosa. Metteteci alla prova a Roma e nelle altre città e noterete subito la differenza. Perché parlerete di referendum domani? Quando gli tocchi Roma, si mangiava bene con Mafia Capitale del resto. Perché parlerete di referendum domani? Perché Cameron, per vincere le elezioni in Gran Bretagna, per annientare il nemico numero uno, UKIP, i cosiddetti euroscettici, ha dovuto prendere la loro tesi e farla propria. UKIP promuoveva un referendum per aumentare l'indipendenza della Gran Bretagna rispetto all'Unione Europea. Quella stessa Gran Bretagna che già oggi, trattati alla mano, gode di livelli di sovranità e indipendenza più alti tra gli Stati europei rispetto a questo organismo non meglio precisato che si chiama Europa. Allora è possibile. Allora il miracolo si può fare, si può chiedere in maniera forte e intelligente all'Europa più sovranità come avremmo chiesto noi, si può chiedere più indipendenza dalla governanza economica fuori dall'euro, si può richiedere stop ai contributi dei cittadini per salvare le banche, si può chiedere la modifica dei regolamenti dei flussi migratori, vedi il regolamento di Berlino che non avete toccato, soltanto parlato, il regolamento di Dublino. Si può chiedere a Draghi e alla Merkel di non cancellare il sistema bancario italiano? Caro Presidente, lei il 21 gennaio 2016 ha detto che in questo Paese ci sono troppe banche. Questo è il grafico di quello che è successo negli ultimi 15 anni negli Stati Uniti, il modello che a lei piace. Una fusione dopo l'altra sono rimasti soltanto le Big Four, quattro grandi banche. Almeno, siccome questo è quello ciò che accadrà in Italia, ci vuole dire da quali banche dobbiamo togliere i nostri soldi oppure vogliamo far fare a tutti quanti la stessa fine che hanno fatto i clienti della banca del suo ministro? Cameron lo ha fatto, ha avuto il coraggio, ha alzato la testa, i britannici ora lo guardano e dalla Merkel a Hollande nessuno vuole farli votare per uscire dall'Europa. Ma come? Non avete detto che fuori dall'Europa ci sarà dolore, morte, invasione delle cavallette e dei cormorani? Che paura avete? Forse perché non è così. E sapete tutti benissimo che i vincoli europei uccidono i lavoratori italiani. Vedi il caso dell'olio tunisino importato a dazio zero grazie ai vostri voti, a discapito ovviamente delle piccole e medie imprese pugliesi. Vedi gli incentivi europei per far dismettere la produzione di zucchero a Ferrara e così via. Gli esempi sono molteplici e destinati ad aumentare. E sapete esattamente cosa voterebbero gli italiani al cospetto di un referendum che gli chiede di esprimersi se vogliono uscire o meno fuori dall'euro, come proposto dal Movimento 5 Stelle. Nessuno vuol fare uscire gli inglesi dall'Europa, per cui Tusk, presidente del Consiglio europeo, ha praticamente accettato tutte le richieste di Cameron mostrando la debolezza dell'istituzione che rappresenta. Ecco cosa dovremmo fare noi se almeno sapessimo parlare la loro lingua, letteralmente, visto il caso. Perché non possiamo assistere alla Gran Bretagna che detta le condizioni all'Unione Europea e l'Unione Europea che detta le condizioni all'Italia, non è accettabile. E quindi ogni referendum è un passaggio chiaro, un passaggio storico. Si permette ai cittadini britannici di esprimersi con un voto serio e non col trucco come fatto in Grecia, dove il problema è ben lontano dall'essere risolto, e si permette ai cittadini italiani di esprimersi, consentendogli di votare favorevolmente all'uscita dall'euro e alla riconquista del proprio sistema bancario e alla sovranità monetaria. Primo passo per un paese migliore. Grazie.